Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Rita e oggi sono qui per farvi finalmente un video a tema libroso dopo tanto, 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 tantissimo tempo. E difatti sono anche in tenuta fandomiana perché ho il mio fantastico maglioncino di tasso rosso comprato da Primark a Londra che amo, adoro. Andando alle ciance, direi di farvi vedere subito che cosa ho letto, ricevuto e comprato in questi ultimi 2 mesi e mezzo circa. Sappiate che non ho letto tantissimo, sto riprendendo adesso a leggere perché sono riuscita, diciamo, a prendere i ritmi con il lavoro e quindi questo è quanto. Uno dei primi libri che ho finito di leggere è stato Il sognatore di Lainey Taylor. Allora, di questo libro si è sentito parlare tantissimo. Questa è l'edizione americana. Dov'è il prezzo? No, è l'edizione inglese, ok, il prezzo è in sterline. E ovviamente si chiama Strange the Dreamer alle pagine blu. E adesso è uscito anche da un bel po' di tempo Museum of Nightmares, che magari sarà il mio autoregalo di Natale, non lo so. A tema libroso, perché in realtà mi sono già regalata la palette. Comunque, questo è il libro. Si è sentito tantissimissimo chiacchierare di questo libro. Che cosa posso dirvi io? Lainey Taylor è una delle mie autrici preferite da quando ho letto La Chimera di Praga, che per me, mi dispiace, ma resta migliore di questo libro, perché sarà perché è il primo che ho letto, sarà perché è uno dei miei libri preferiti, ma Il sognatore sì mi è piaciuto, il finale mi ha distrutto completamente, cioè perché mio Dio, i personaggi sono fantastici, sono strutturati benissimo, c'è una costruzione proprio dei caratteri, dei personaggi, delle retrostorie che è bellissima e vi consiglio ovviamente a tutti voi, se state cercando un bel fantasy, di leggere questo libro. In inglese è un po' difficile, e c'è anche in italiano, quindi non avete nessuna scusa per non leggerlo, ma appunto a me è piaciuto di più La Chimera di Praga. Ovviamente sono molto curiosa però di leggere anche il secondo di questo qui, che poi quando è bella la copertina! Altro libro che invece sto leggendo attualmente, che sono circa la metà, che mi avete anche sentito parlare su Instagram, è Figli di Sangue e Ossa di Tomi Adeyemi. Anche di questo libro si è parlato tantissimo, questo libro mi era stato gentilmente inviato dalla Rizzoli, infatti come potete vedere non è l'edizione che trovate in libreria, ma bensì è una copia per blogger in anteprima, infatti ci sono parecchi errori grammaticali, diciamo tutti ciao a Ninja che è venuto a trovarci. E ci sono parecchi errori grammaticali, ma ovviamente è normalissimo perché è una prima bozza, infatti. È un fantasy appunto ambientato diciamo, nelle tribù africane e parla molto di discriminazione. Però non lo so, cioè lo sto trovando un po' lento e che non riesco ad entrare molto nel mondo, cioè non mi sta prendendo così tanto, ecco. Però sono curiosa di arrivare alla fine e vedere che cosa ne penserò alla fine. Il protagonista sì mi piace, riesco anche benissimo a comprendere il suo carattere e anche gli altri personaggi. Mi piacciono, no? Mi è piaciuto molto l'insta-love che si è instaurato, ma non so se sia esattamente un insta-love o se sia cioè, un innescamento di cose per far capitare altre cose. Devo andare avanti, devo andare avanti. Se voi lo avete letto, fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate. Passiamo ora invece a due libri che io ho comprato. Due libri che io ho comprato che sono della stessa autrice. Uno lo avete già visto in un video nell'Haul di Londra e ve lo lascio. Aspettate che non mi ricordo mai, dovrebbe essere qui o qui, qui in teoria. E ve lo lascio, cioè vi lascio qui il link per andare a vedere l'Haul di Londra e era City of Ghost di Victoria Schwab. E quanto è carino! Cioè, i libri di Victoria Schwab sono anche belli. Specialmente messi vicini perché sono tutti sul rosso, sul nero, sul bianco, su questi colori e li adoro. Non vedo l'ora di leggerlo e ne ho sentito parlare strabene. È comunque un middle grade, quindi un libro per adolescenti e l'ho pagato 7 stelline 99 e sono neanche 300 pagine, quindi credo sia molto molto semplice da leggere in inglese e non vedo l'ora di leggerlo perché Victoria Schwab è diventata una delle mie autrici preferite da quando ho letto A Darker Shade of Magic e difatti siccome io l'ho letto in italiano grazie a Luton Compton che mi aveva inviato la copia digitale in ebook però ho deciso comunque avrei voluto prendere
le edizioni in rigida, ma alla fine ho detto vabbè, dai, costa poco. Mi sono, diciamo, regalata un pochino di tempo fa a Darker Shade of Magic. E niente, c'è Kelly in copertina con il suo mantello ed è bellissimo. Parlando sempre di Victoria Schwab, non ve lo posso far vedere, ma Newton Compton, ovviamente in versione digitale, mi ha gentilmente inviato la copia di Legend, che sarebbe il secondo libro di A Darker Shade of Magic o Magic di Victoria Schwab. In inglese dovrebbe essere A Gathering of Shadows, dovrebbe essere il secondo, se non mi confondo col terzo. Comunque sia, è il secondo libro della trilogia di A Darker Shade of Magic e lo devo ancora leggere, lo devo ancora iniziare, però è qui dentro e penso che quando avrò concluso Figli di Sangue e Ossa leggerò assolutamente Legend perché le Londra e quel mondo mi mancano tantissimo e anche Kel e io ho amato quella storia, quindi non vedo l'ora di tornare nel mondo di Magic. Mi dispiace un po' che in lo abbiano tipo italianizzato, che abbiano messo Magic, Legend, che adesso quando si parla di Legend ci si confonde praticamente con tre libri, perché c'è Legend di Mary Lou, c'è Legend di Stephanie Garber, c'è Legend di Victoria Schwab, quindi questa cosa a me urta un po'. Gli ultimi due libri che mi sono arrivati invece mi erano arrivati a sorpresa da Giunti, che ringrazio ovviamente tantissimo, e sono questi due qui che non ho ancora letto. Sono comunque due romanzi, due libri molto leggeri, secondo me. Avevo visto una foto bellissima rifatta da una bookstagrammer, insomma, della copertina di questo qui, e questo è di Virginia Bramati, Cercasi amore vista lago, credo sia uno di quei libri che da leggere magari in un pomeriggio piovoso, molto carini. Costerebbe 14,90 euro e sul retro c'è scritto: una grande villa sul lago piena di ricordi e di segreti. Solo una ragazza piena di fantasia e il vento potente dell'amore potrebbe riportarla in vita. Credo sia molto carino, molto dolce, e adesso magari che stiamo arrivando al periodo natalizio, magari potrebbe essere anche un regalo molto carino se sapete che qualcuno legge molto questo genere. Questo qui invece è di Rachel Choice, un'autrice che ho già sentito ma che non ho mai letto, e si intitola Il negozio della musica. Dietro abbiamo Irresistibile, magico, incantevole, un tonico per l'anima, il grande ritorno dell'autrice bestseller dell'imprevedibile viaggio di Harold Frey. Anche questo 14,90 e questo qui siamo sulle 350 pagine, un po' più cicciotto dell'altro. Non l'ho ancora letto, ma credo che anche questo qui sia molto molto carino, molto scorrevole quando si ha voglia un po' di staccare il cervello. Ecco, io questi libri li chiamo un po' quando si vuole staccare il cervello e non si vuole soffrire molto con certi libri che magari possono essere ad arcello. Questi erano tutti i libri di cui vi ho parlato in questo video. Spero assolutamente che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Fatemi ovviamente sapere qui sotto sui commenti se avete letto uno di questi libri, che cosa ne pensate. E specialmente voglio sapere il vostro parere su Il Sognatore e Figli di Sangue e Ossa, perché magari è un po' diverso dal mio. Magari tra poco, quando finirò il libro, vi farò anche la recensione di Figli di Sangue e Ossa. E nulla. Noi ci sentiamo su Instagram, sapete che volete seguirmi, che qui sotto trovate tutti i miei social e tutti i link ai miei social. E niente, io vi mando un bacio, un abbraccio virtuale fortissimo e ci vediamo al prossimo video che io girerò adesso. Quindi alla prossima, ciao!